2, 1, andiamo! La Castelli 24 ore non si corre solo in strada, ma è una passione che si sviluppa a 360 gradi e che coinvolge ogni elemento della squadra, da chi gira in pista ai segnalatori piazzati sulle tribune. Ci sono sicuramente delle squadre che sono molto organizzate, hanno il loro caposquadra o direttore sportivo che quindi avverte il corridore che deve entrare del sopraggiungere del suo collega in modo da ottimizzare al massimo i tempi. Alla Castelli 24 ore le tribune non si riempiono solo di tifosi e giornalisti, ma diventano un vero e proprio teatro in cui si può assistere alle diverse strategie attuate dalle squadre. È qui infatti che si possono vedere personaggi particolari, vestiti dei colori dei propri team di riferimento, sbracciarsi, urlare o imbracciare strumenti più disparati per farsi vedere con facilità dei propri corridori, in pista o nella zona calda. Noi cosa facciamo? Utilizziamo la nostra bandiera, il nostro corridore guarda e sta attento, appena noi sventoliamo deve partire. Con dei cambi ben fatti si riesce a guadagnare anche 10 secondi. Il ruolo fondamentale di questi segnalatori è infatti quello di dettare i tempi giusti del cambio per non far cadere la squadra in inutili errori come entrare in due nel circuito o anticipare l'entrata, cosa che comporta penalizzazione. A tutta Andrea, a tutta!